guida, però la guerriglia di solito non viene firmata dal cliente, viene solo fatta una comunicazione, diciamo, rubata, invasiva sul territorio, che poi fa parlare proprio per il ritorno della parola, della discussione che creano, della curiosità che creano. Mentre l'ambient è un qualcosa di più dichiarato, è sempre sul territorio, ma il prodotto di solito è dichiarato. Secondo me bisogna un minimo saper fare le foto nel momento in cui ragionate di fotografia, perché molto spesso dice vabbè, io faccio una foto e ce l'attacco qui. E no, non è sempre così semplice, perché una foto fatta male con delle luci, a volte fatte improvvisate, a volte non dà lo stesso risultato di cercare una foto già scattata da un fotografo bravo e approfittare del fatto che le luci fumano, la donna magari sono state prese bene. Io approvo e apprezzo molto quello che dice Federica Riagno sul fatto che comunque i layout fotografici sono a volte inutili o comunque sono rischiosi o comunque non necessari. Il problema è che il mercato è abbastanza viziato in questa direzione, soprattutto in Italia, e quindi la maggior parte delle agenzie produce dei lavori che sono già quasi finish nel momento in cui va a presentare l'idea, e tu per essere competitivo non puoi andare con uno schizzo. Oppure sviluppare anche un senso grafico, un'altra dote che gli architetti devono imparare a fare. Si chiama taglio, almeno io l'ho soprannominato taglio. Si tratta di riuscire a dare due valori a una stessa immagine utilizzando un taglio fotografico o un particolar modo di utilizzare le luci. Appunto, non è matematico il nostro lavoro, è difficile dire qual è stato il procedimento. Dico solo che se impari a riconoscerlo, poi è più facile applicarlo. Secondo me sono soprattutto efficaci le campagne che ragionano in questa maniera utilizzando il prodotto stesso, perché se mettetevi anche in questo caso punto di vista del cliente, il cliente spesso vuole vedere il suo prodotto, se trovate una maniera creativa di far vedere il suo stesso prodotto è difficile che vi dica di no. È quello che io chiamo sostituzione, perché è una sostituzione pure semplice, sostituisco il prodotto a quello che è il suo valore, ovvero questo prodotto è fatto al 100% di arancia, questo è il suo valore iniziale, e quindi cosa succede visivamente? Che sostituisco il mio prodotto a un'arancia. È abbastanza datato, però se utilizzato in una maniera bella può essere ancora un bel meccanismo. Io lo chiamo sovrapposizione di campi, ovvero cioè sovrapponendo il primo piano allo secondo ottengo un nuovo risultato, una nuova immagine. La sovrapposizione di due campi mi dà un nuovo significato che va a vantaggio del prodotto. A volte le idee possono non essere totalmente originali, però un punto di vista originale sulla campagna potrebbe fare la differenza.